Buongiorno e bentornati a Turid, un libro tira l'altro. Eccoci qua dopo la pausa novembrina, dopo il primo, i santi e le feste che hanno circondato. Siamo tornati in diretta alla nostra solita ora alle 13:30 e vi ricordo che questa sera io tornerò con una tesa trasmissione della Notte per i Gatti alle ore 21 in cui si parlerà di angeli ed arcangeli con Lois Novo. Ma a Turid ci siamo lasciati l'ultima volta con il tema impegnativo e che ha interessato parecchio pubblico riguardo alla narrativa e l'esoterismo. E oggi qui invece abbiamo un ospite che è molto gradito e che insomma è un amico, ma, ed è anche un amico di Torino Web TV perché ha già frequentato questi studi in più di un'occasione. Però è la prima volta che viene nella nostra trasmissione, mi fa molto piacere ospitarlo e il tema che andremo a sviscerare è anche molto interessante. Intanto benvenuto Massimo Ciao Tallone. Roberto, ciao a tutti. Massimo Tallone ha una produzione di libri notevole. Adesso chiedo alla regia gentilmente di mandare qualcuno delle tue produzioni, dal postino di Superga a Bottega dal Maestro di Cazzeggio, che è un titolo che a me è sempre piaciuto moltissimo. L'Enigma del Pollice, crimini incrociati con vista sul Monviso, e anche altri. Adesso Veleni all'ingotto. Profetico, Sì. profetico, Sì, visto i discorsi che vengono fuori in questo periodo. Molti scritti da te, alcuni con il tuo sodale Biagio Carillo. Editi questi per lo più da Golem Edizioni, se non vado errato, questi che stiamo vedendo qua, ma Cazzeggio de Golem, quelli con Biagio Carillo, la serie di Lola da Edizioni del Capricorno. Edizioni del Capricorno, certamente, come non dimenticarlo. Infatti qui per esempio abbiamo la riva destra della Dora. Stiamo facendo vedere solo alcuni di quei titoli perché c'è una ricca produzione. Ma, come vedete qui sotto il fantasma di Piazza Statuto che a me era piaciuto particolarmente. Questo è stampato tra l'altro da EO. E.O., sì. EO che è un prestigioso editore a livello di narrativa degli autori e delle vere chicche come Erich Emanuel Schmidt, tanto per Certo, citarne certo. uno, aveva pubblicato anche L'eleganza del riccio, tra L'eleganza del l'altro, quindi riccio sei in ottima compagnia. Elena Ferrante. Elena Ferrante, l'amica geniale, I giorni dell'abbandono, eccetera, eccetera. Però qui sotto, nel titolo del settimanale della trasmissione, veniamo scritto Book Therapy. Quindi non parleremo di gialli, vuol dire che ti sei stufato di fare il giallista, che cosa c'è sotto? Allora, non è che io mi sia stufato di fare il giallista in maniera così immediata, Tout court. tout court. In realtà ho sempre fatto altro e anche il giallista, o meglio, ho sempre fatto il giallista e anche altro. Il saggio sul cazzeggio, che è un manuale scherzoso, ma non troppo, sulla conversazione, ne è una prova. Avevo scritto per la UTET il dizionario ironico della cultura italiana, e anche questo ovviamente non è un giallo. Ho scritto anche altri romanzi con taglio meno giallistico, come Le vite anteriori, che è appunto lì vicino al tema esoterico della reincarnazione, con ovviamente delle incursioni criminali, ma il libro è non proprio un giallo. E di tanto in tanto, quindi il giallo mi lascia il tempo di riprendere i fili e i discorsi che amo e che ho sempre amato. Uno di questi è appunto l'esperienza che la letteratura, in particolare i classici, produce, hanno prodotto in me. La lettura dei classici hanno fatto molto per me. Io devo la vita alla letteratura e ai classici, e in un certo momento della mia vita, addirittura in senso fisico, e poi brevemente ne parlerò. Quindi questo è l'antefatto, non mi sono stufato dei gialli, ma mi sono molto affezionato a non perdere di vista il me stesso che cammina anche su altri Il che è sentieri. giusto, che è più che Ah sì, giusto. certo, io sono anche terrorizzato Dalla dalla fossilizzazione. fossilizzazione, dallo smettere di cercare, dallo smettere di muoversi in avanti verso l'ignoto, sostanzialmente. E ogni testo nuovo,
che non sia figlio di un'esperienza collaudata e artigianale è un'esperienza dell'ignoto, e ciò mi attira sempre. Nel caso della book therapy, tutto nasce da una macchina, da una macchina per lucidare il parquet. Sembra un paradosso. Tanti anni fa, appena sposato, io e mia moglie andammo ad abitare in una casa col parquet, un grande parquet, e la zia di mia moglie ci regalò una lucidatrice. Questo aggeggio arrivò a casa nostra mentre io ero solo. Apro il cartone, tolgo la copertura di nylon, metto da parte quei pezzi di carta, quegli opuscoletti che accompagnano sempre gli aggeggi elettrici o elettronici, collego il cavo alla presa per verificare il funzionamento della lucidatrice, abbasso la leva e la faccio muovere, la metto in azione per vedere se funziona o per divertirmi, non so neanche io perché l'ho fatto. Vedi che sei però, ti interrompo un secondo, un narratore di thriller, perché hai creato già la Questo suspense. è vecchi trucchi del mestiere. Questa lucidatrice per 30-40 secondi fa il suo dignitoso lavoro, cioè ronza e fa sentire un motore elettrico che si muove, poi improvvisamente questo rumore di motore elettrico si trasforma in un ronzio più cupo, poi in un sibilo sempre più acuto, infine tutto si ferma e una nuvoletta di fumo come quella di Aladino esce dalla pancia della lucidatrice. E io dico, ahimè, certo che la zia di Daniela poteva anche regalarci una lucidatrice di marca migliore. Mentre scherzosamente penso queste cose, vedo quell'opuscoletto che avevo abbandonato sul tavolino. Vedo una lettera molto grossa, forse una A. Dispiego questo opuscolo di quelli a pieghe. E leggo a caratteri cubitali la seguente frase: prima di azionare la lucidatrice, togliete la sicura alle spazzole. In sostanza, io avevo azionato la lucidatrice senza togliere il fermo alle spazzole, per cui il motore girava, le spazzole no, e si è fuso nell'arco di 30 secondi. Questa è la lezione di vita che mi ha dato quel piccolo episodio. Le istruzioni per l'uso, mi sono detto, sono indispensabili. E ho capito perché all'estero tutti le leggono e ancora non capisco perché in Italia nessuno le legga, me compreso. E da quel momento però. Ma hai ragione, e questo succede così, ma succede anche nelle medicine. Qualcuno per le medicine lo fa perché ha paura delle Sì, gli effetti controindicazioni, collaterali. tipo secchezza delle fauci, morte, poi ci sono Certo, subito, addirittura, certo. subito. Ebbene, le istruzioni per l'uso. È un concetto che mi ha accompagnato per lungo tempo e che ho poi fatto coincidere con i classici, con la letteratura. E mi spiego meglio. La letteratura sappiamo tutti che cos'è, spero che lo sappiamo tutti. Letteratura è quell'immenso patrimonio di storie, di scritti, di temi, di argomenti, di vicende umane che tutti conosciamo e dalla quale attingiamo il più possibile qualche cosa, ovviamente. La letteratura è la più grande scatola, è il più grande archivio delle umane cose, mi sono detto. Lì dentro c'è tutto, tutto quello che ci può capitare nella nostra vita di oggi è già stato descritto. Magari mancheranno gli apparati tecnologici, mancheranno come dire, gli scenari odierni, ma ciò che è profondo, ciò che è connesso con l'umano è già stato scritto. Tutto. Questo immenso archivio è lì ed è a disposizione. Qualunque cosa mi capiti, che mi innamori, che mi rubino in casa, che mi ammali, che vinca una cifra smisurata in qualche gioco strano, che subisca un tradimento, che venga picchiato, o che sia io a essere un delinquente, qualunque cosa mi possa accadere o decida di fare, la letteratura l'ha già descritto. E ciò mi ha fatto venire in mente questa celeberrima frase di Michel Houellebecq, un famoso scrittore francese, controverso, discusso, ma molto intelligente. Da sottomissione a risalire, Da sotto anche le da particelle sottomissione, elementari. Particelle elementari, che è Le splendido, particelle è elementari, un capolavoro splendido. assoluto. Ebbene, lui ha scritto una frase che io trovo
straordinaria. Se, vivere senza leggere è pericoloso. Ci si deve accontentare della vita e ciò comporta notevoli rischi. Questa frase è bellissima. Vivere senza leggere è pericoloso. Ed è come accendere la lucidatrice senza avere letto le istruzioni per l'uso. Allora, se una macchina ha bisogno di un manuale per poterla manovrare, già che non sono io che l'ho creata o messa insieme, o assemblata o inventata, occorre un manuale. E invece per la vita, mi sono accorto, io non ho mai preso istruzioni per l'uso da qualche libro. Andavo avanti come credo facciamo in molti, seguendo ciò che già sappiamo, quello che ci hanno detto i genitori, qualche consiglio, anche un po' l'istinto ci guida. E invece ho scoperto poco a poco che le istruzioni per l'uso fornite dalla letteratura sono davvero formidabili. Sono il modo migliore per affrontare qualunque cosa che si debba affrontare. E qui torno a quell'accenno che ho fatto prima. Anni fa, molti anni fa, davanti a una malattia molto grave e di imponente, come dire, tempo di anche di tempi clinici e tempi poi di guarigione, di ripresa, senza sapere quanto e come la ripresa sarebbe stata, ebbene, mi accorsi che avevo bisogno di smisurate doti di pazienza. Quella roba lì, dal momento in cui mi fu diagnosticata, mi fu chiaro e mi fu detto che per almeno un anno ero lì sul confine. Io sono un tipo abbastanza impaziente, non ho quella calma e quella staticità anche interiore per poter sedermi e aspettare. Non sei zen allora? Non tanto zen, mi piacerebbe esserlo, per ma non entrare sono... nel campo mio. Per entrare nel campo sì. Ma anch'io sono come te, e invecchiando non si diventa, io non sto diventando più zen, anzi sono molto più impaziente. Purtroppo so benissimo che dovremmo essere pazienti e capaci di calarci nella cosa e attendere senza la pressione dell'immaginazione o di tutto quello che accade intorno a noi. Insomma, io ero costretto a tirare fuori smisurate e imponenti dosi di pazienza e non sapevo dove prenderle. E mi sono ricordato di un libro, il libro di Josef Roth dal titolo Giobbe, il cui protagonista è Mendel Singer. Questo Mendel Singer è un ebreo di uno shtetl dell'Europa dell'Est che proprio in sintonia con il Giobbe biblico, è non solo paziente, addirittura tenacemente arretrato rispetto alla capacità di prendere decisioni, alla capacità è quasi vile, potremmo dire, in certi momenti, perché si lascia maltrattare, è terrorizzato dalle divise, è proprio un personaggio spaventato, ma soprattutto capace di aspettare, forse per questa sua timidezza, per questa sua poca incisività come di carattere e di modi di fare. Insomma, io poi quel libro finisce in una maniera così meravigliosa che strappa le lacrime anche a un vampiro. Ma è... stiamo parlando di un narratore coi fiocchi. Stiamo parlando di tutti i libri di uno dei più grandi narratori della letteratura mitteleuropea. Straordinario. E in quel libro lì, che ricordavo molto bene perché è veramente indimenticabile, ricordai che Mendel Singer resisteva con tenacia e con pazienza a tutto, a tutti i capricci del destino, della sorte, a tutto. Allora arretrai un po' dalla mia personalità, dal mio carattere, e dissi, va bene, Massimo Tallone è portato a essere impaziente, e io mi arretro da me stesso, lascio spazio a Mendel Singer e prendo da lui questa competenza che non ho. Io divento paziente, quasi mi iberno in questa pazienza in attesa che la faccenda si chiarisca, o muori o vivi o quel che succede. 8-9 mesi dopo ero praticamente guarito e ringrazio Giobbe, ringrazio Mendel Singer per avermi prestato una qualità che non avevo. Ecco, questa è una bellissima esperienza, sei qui che ce l'hai raccontata. E
si attaglia proprio al discorso della cura, del curarsi attraverso il messaggio che un libro manda. Io manderei una pubblicità adesso, perché poi dopo io riprenderei questo discorso, anche perché oltre a essere molto interessante andremo a vedere come ci stai lavorando. Fai anche, se non sbaglio, dei corsi, di questo, certo, ne parleremo dopo. Saresti anche intenzionato a pubblicare qualcosa che riguarda proprio il curarsi con i libri, ne parliamo, mettiamo già tutta la carne al fuoco. Riprendiamo tra un attimo dopo questo breve spazio pubblicitario. Restate con noi e se avete qualche domanda potete farlo attraverso la nostra pagina Facebook Torino Web TV. A dopo. Giovane. Bentornati a To Read su Torino Web TV e vi ricordo, fra le altre cose, che se volete vedere le puntate saltando la pubblicità, c'è anche una scritta che ve lo ricorderà, potete fare andare avanti il cursore superando i 5 minuti iniziali e vederci tranquillamente subito dall'inizio. Eccoci tornati in compagnia di Massimo Tallone, stiamo parlando di book therapy, un argomento davvero molto interessante. Prima di riprendere con lui, però, come sempre, voglio segnalarvi qualche preziosa lettura, a mio avviso. La prima, tanto per restare sul giallo, non so se tu Massimo l'hai letto, di David Peace, no. Red Riding Quartet, è un racconto meraviglioso, è un libro, allora lui ha scritto in realtà 4 libri che sono stati raccolti in quest'unico volume di più di 1000 pagine, è un thriller che nel frattempo, nell'insieme è anche una storia di 3 lustri dell'Inghilterra, dall'inizio degli anni 70 arrivando quasi a metà degli anni 80, ed è la storia di una caccia a un serial killer che uccide delle bambine, poi delle prostitute, ha una narrazione meravigliosa, in certi punti addirittura onirica,
ti tiene sempre col fiato sospeso, c'è una serie di personaggi che sono veramente indimenticabili ed è scritto veramente bene, perché al contempo c'è la storia di un paese e nello stesso tempo una trama gialla che si dipana in una maniera piuttosto intelligente. È una delle grandi sorprese per me è stata quest'anno. L'altra segnalazione che vorrei fare, perché la merita, c'è un mare di libri cosiddetti young adult, cioè giovani adulti, tutti questi sono usciti nell'ambito più avventuroso, tipo gli Hunger Games, i libri di Twilight, eccetera, eccetera. Però in realtà i libri di John Green, che è l'autore di Colpa delle Stelle, Cercando Alaska, Città di Carta, meritano una segnalazione. Questo nuovo si chiama Tartarughe all'infinito e come spesso lui tratta una storia di amicizia, di una ricerca, perché i suoi libri molto spesso sono libri di ricerca, di viaggio, questi giovani che si mettono in viaggio alla ricerca di qualche cosa o di qualcuno. Lui ha dalla sua, mi ha ricordato certi romanzi di John Irving, il grande narratore, quello di Hotel New Hampshire, Il mondo secondo Garp, Preghiera per un amico, perché ha intanto uno stile molto elegante, molto superiore alla media, poi ha un'intelligenza e un'ironia che non sono comuni rispetto a quel tipo di letteratura, quindi lo portano decisamente qualche gradino sopra. A concludere, visto che è nelle sale questo bellissimo film di Stephen Frears, il regista di My Beautiful Laundrette, le relazioni pericolose, più recentemente di The Queen, Filomena, nelle sale Victoria Abdul, questa giornalista indiana ha scritto anche un libro su un fatto realmente accaduto, che è questo personaggio, questo giovane indiano che è diventato per qualche tempo una sorta di life coach, no? Come si direbbe adesso, della regina Vittoria. E sia il libro racconta una storia e il film raccontano una storia straordinaria di integrazione ante litteram. Bello. Con un'eleganza, con un'intelligenza che di cui c'è bisogno. Ecco, torniamo a noi, torniamo a Massimo Tallone io appunto, lasciandoci per la breve pausa, parlavamo qual è quindi il tuo progetto riguardo alla Butterbe, i tuoi progetti, ecco, a cui stai lavorando, che stai facendo, corsi, scrivi. Sì, i corsi di Book Therapy ce n'è uno in corso, ne comincerà un altro a gennaio e da tempo li tengo, certo, sia a livello di gruppo sia a livello individuale e quindi questo va già per conto suo. Sul piano della produzione di un testo, in realtà tutte queste cose che sto dicendo e tutte le soluzioni che nella mia vita personale la letteratura mi ha fornito, e insieme all'aspetto tematico, all'aspetto di concetti connessi con questa roba qui, ne è nato un testo di 150, quasi 200 pagine che sto assemblando. Poi qualche cosa ne faremo, speriamo che la nostra trasmissione sia una base di lancio, esatto, un trampolino per questo progetto che è ancora è la prima volta che lo dico in pubblico, quindi è in embrione, è in costruzione. Esatto. E invece dal punto di vista dei temi che i classici hanno sviluppato e quale beneficio su di me hanno prodotto, potrei avere decine di esempi, ne cito uno. Io ero piuttosto abituato, per ragioni che non so neanche se ho mai approfondito, a dire sempre sì. Cioè, mi chiedevano qualcosa e io ero disponibile, cioè mi sembrava brutto dire di no a qualcuno. Sono curioso perché anch'io sono fatto così molto spesso. Ecco, questa cosa qui, finché hai una vita, come dire, privata piuttosto, diciamo, normale, va bene. Che qualcuno che ti chieda un favore capita sempre, ma non capita tre volte al giorno, quindi puoi anche spendere quella cosa lì, ma qualche volta lo fai per doveri di amicizia o di parentela, o qualche volta perché sei proprio portato, è interessato a dire di sì a quella cosa lì. Col tempo però mi sono accorto che le questioni cambiavano. Io ero sottoposto a delle pressioni, qualcuno mi chiedeva se potevo leggere il suo libro di 600 pagine, un altro se potevo dargli un consiglio. Io avevo 6 o 7 richieste al giorno che così ingenuamente
accettavo, sei un amico, sei il parente di questo, sei il cugino di quell'altro, e dicevo sì a tutti. Mi sono trovato, non dormivo più, per poter assolvere questi impegni, passavo, a volte mi alzavo alle 3 di notte. Eri sommerso. Sommerso, e poi ho incontrato un libro meraviglioso, molto piccolo. Un libro che ha scritto Herman Melville, l'autore di Moby Dick, che è un libro non piccolo sicuramente. Questo racconto di Melville è Bartleby lo scrivano. Bartleby lo scrivano è un raccontino nel quale questo signor Bartleby viene assunto come copista, deve copiare, non c'erano le fotocopie ovviamente a metà 800, e a qualsiasi richiesta di lavoro che sull'avvocato, se ricordo bene, il suo datore di lavoro gli dà, lui dice di no, avrei preferenza di no, lui dice sempre di no. In un'escalation a tratti esilarante e a tratti tragica, potentissima nella sua lineare semplicità. Fu una rivelazione, ma allora si può dire di no, dissi, e cominciai con degli esperimenti. Il primo anno scelsi a caso una data sull'agenda dell'anno successivo, a partire dal 1 gennaio, ed nell'anno X, il 6 giugno, dirò di no a tutti, senza sapere se era un sabato, una domenica, un venerdì. E così feci, il 6 giugno dissi di no a tutti, era un allenamento. Avanzai con l'esperimento e cominciai a stabilire giorni più ravvicinati, 2 all'anno, 3 all'anno, fino a che acquisii la competenza, riuscivo a dire di no, con eleganza, in qualche caso, talvolta in maniera più ferma quando le persone erano più invadenti, ma in ogni caso fui in grado di decidere io se dire di sì o dire di no. Sembra un ragionamento da, come dire, una condizione quasi patologica, ma io credo che, come diceva poco fa Roberto, non sono l'unico ad avere questo problema e sono sicuro di averlo risolto grazie a Bartleby. Quindi noi siamo stati fortunati perché ci hai detto sì. Noi ci siamo, certo. Ti ho incontrato, ti ho chiesto. Certo, in questo caso, vabbè, questo era, mi fa anche molto piacere, no, essere ma qui ci e parlare. Mi agganciavo, era una battuta. Sì, sì. Ma ancora qualche esempio ce lo potresti fare? Ma, guarda, penso che la gente sia curiosa anche di sapere. In un caso, non mio in questo frangente, ci fu il tema della gelosia. C'era una persona che era gelosissima. E anche in questo caso io dissi, ma e questa persona diceva, guarda, non è possibile, se sei geloso, sei geloso. E io accettai tutte le, come dire, ciò che diceva questa persona e poi dissi, ma non è così vero che si è come si è e basta, ci si può modificare, anzi, secondo me è un dovere morale, mutare, cambiare, evolvere, crescere, allargare le competenze. Apro una parentesi subito qui, quando prima parlavo di Mendelsinger e dicevo che ho fatto spazio a Mendelsinger arretrando con la mia personalità e lasciando che quella di Mendelsinger occupasse un posto nella mia vita, nella mia mente, mi resi conto che nella mia testa, nella nostra testa, c'è la reggia di Versailles. Noi abbiamo una reggia di Versailles con stanze, saloni, corridoi, alcove, loggiati, sale da ballo, tutte disponibili, e viviamo nel sottoscala della nostra personalità, che è, per bella che sia, è circoscritta ed è piccola. E allora il fatto di lasciare spazio e di vedere quanto spazio c'è nella nostra reggia di Versailles è stato un passaggio meraviglioso. Torniamo alla gelosia. E dissi a questa persona, guarda che non è proprio obbligatorio subire uno stato che si vive come definitivo. La gelosia si può affrontare, si può controllare, si può stabilire che cosa, si può dare un nome, si può cominciare a ragionarci, e si può cominciare a vedere che effetti fa e come ci si può come la si può fronteggiare con almeno 3 libri. Questa persona mi dice, ma come? Che libri sono? Dico, non sono saggi psicologici, poi dice a bizzeffe, ma il saggio psicologico, tutti i saggi occupano la parte, diciamo, corticale del nostro cervello, cioè la parte razionale, ma i romanzi vanno nella parte profonda perché costringono lo scambio emotivo, costringono una... Esatto, l'immedesimazione, ben scritti, eccetera. Certo, il saggio ogni tanto il saggio può anche essere profondissimo, ma ti va a catturare il ragionamento. Ma il romanzo, se è ben scritto e se l'autore è potente, entra nella tua vita, lo scambio, l'osmosi è totale fra te e i personaggi
letterari. Ebbene, io dico, guarda che sono libri celeberrimi, famosissimi. Il primo è semplicemente L'Otello. L'Otello di Shakespeare va letto, perché veramente è una specie di documento programmatico della devastazione di questa bestia verde che è la gelosia. E Otello è veramente geloso, come tutti i gelosi, vede, trova le prove che non ci sono e ne ha conferma, anche se non ci sono dei dati di fatto oggettivi. Il ragionamento del geloso porta sempre alla conferma, perché è aberrante, perché è una pista da sci pretracciata. Il secondo libro è La sonata a Kreutzer di Tolstoi. Bellissimo. Dove questo protagonista veramente è reso talmente in maniera disgustosa da Tolstoi che una persona gelosa, dissi a questa persona, se anche non riesce a smettere di essere geloso, al solo pensiero di somigliare a quel personaggio, quantomeno si trattiene. Per la vergogna di somigliare a un personaggio come il protagonista della sonata a Kreutzer. E l'ultimo? L'ultimo è forse meno noto, è una novella incastrata dentro i tanti frammenti di cui è costituito il Don Chisciotte. Il Don Chisciotte di Cervantes è pieno di storie che non hanno niente a che fare con Don Chisciotte, ma che sono raccontate da qualcuno per, come dire, aumentare la pressione narrativa e la varietà narrativa di questo romanzone. Ebbene, questa novella, che mi sembra che è nel capitolo 33, è la novella di Anselmo e Lotario. È una storia molto semplice. Uno dei due, non so più se Anselmo o Lotario, sposa la più bella donna di Firenze, la quale è contenta di sposare, mettiamo che sia Lotario, e vanno d'amore d'accordo. A un certo punto Lotario dice ad Anselmo, il suo migliore amico, certo, io sono contento di stare con lei, ma non ho la prova che lei mi sia fedele, perché siamo sempre insieme, mi piacerebbe metterla alla prova. E Anselmo dice, ma lascia perdere, se state bene insieme, se vivete felici e sereni, perché devi fare queste cretinate? Insomma, l'altro insiste, fino a che costringe Anselmo a corteggiare sua moglie, simulando di partire per un viaggio. Non vi dico come va a finire, perché non è come si può immaginare da questo primo antefatto. Cioè, si potrebbe immaginare che semplicemente la moglie di Lotario si innamora di Anselmo e cede al suo corteggiamento. Non è così. È ancora più sottile, profondo e divertentissimo. Insomma, con tre libri che ci avvicinano sia in senso drammatico e patologico o sia in senso ilare e scherzoso, come nel caso di Anselmo e Lotario, alla gelosia, noi possiamo lavorare al tentativo di circoscrivere questo sentimento senza lasciarlo semplicemente esondare come uno tsunami. Con le parole si può plasmare veramente la nostra esistenza, e io credo che la letteratura le abbia tutte per portare ottimi risultati a gran parte dei nostri temi, problemi, ansie, felicità. Anche la felicità certe volte è percepita in maniera così parossistica da essere pericolosamente in bilico tra gli esiti che ci aspettiamo e ciò che può produrre. Bene Massimo, questo sarebbe davvero da farci una trasmissione di un'ora, anche perché ci sarebbero veramente, ci hai aperto un piccolo scrigno dei tesori che la letteratura ha, certo, naturalmente. È lì il punto. E ci attacchiamo appunto ai vari argomenti, e credo che davvero ne avremo materiale, ma chissà che in futuro non ci ritorniamo, perché è davvero molto interessante. Io per intanto ti ringrazio di essere venuto a condividere con noi queste esperienze, a parlare di libri, mai come in questa trasmissione abbiamo parlato veramente del potere certo, salvifico, sì, anche sì, della sì, letteratura, quindi io sono felice che sei venuto, ma sono felice perché è un tema che spero arrivi anche a casa. Spero, se ci sono delle curiosità anche di scriverci, noi te le gireremo, certo, le domande. Ti ringrazio appunto, ringrazio chi ci ha seguiti, e ricordo che dal termine della trasmissione la trasmissione sarà comunque condivisibile sulla nostra pagina Facebook. Seguiteci in tanti, continuate a seguire tutte le trasmissioni di Torino Web TV, e questa sera seguite l'appuntamento, come ho già detto a inizio trasmissione, alle ore 21 con La Notte per i Gatti. Parleremo di Angeli e Arcangeli con Lois Novo. Vi ringrazio e vi grazie auguro una buona giornata. Grazie a voi.